Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il Gran Sasso Science Institute e il rettore Eugenio Coccia di avermi invitato. Chiedo prima scusa di fare la presentazione in italiano, perché? Perché di solito la faccio in inglese e le luci saranno in inglese, però l'italiano è una lingua che ho imparato qui e questo è un paese che mi piace moltissimo, ma è da 25 anni che non faccio presentazioni in italiano, allora in maniera regolare, ogni tanto accade, e cercherò di fare la presentazione con un minimo di errori. Allora vorrei ringraziare tutti della pazienza con il mio italiano. Il titolo è Cambiamento istituzionale e crescita regionale in Europa. Prima di tutto vorrei dire che quando sono arrivato oggi io non sono veramente un fan dei GRU. La mia università a Londra è in questo momento un cantiere e per me il cantiere vuol dire rumore, polvere, incapacità di lavorare in pace. Ma oggi per la prima volta sono stato veramente contento di vedere i GRU. Quando venivo per l'autostrada sono passato oltre il collo dove si vede l'Aquila e mi è venuto un sorriso enorme, un sorriso che non mi aspettavo. Perché? Perché l'ultima volta che sono venuto sono stato membro, come ha detto Eugenio Coccia, di questo gruppo dell'Ocse e l'Università di Groningen che è venuto nel periodo 2011-2012 a fare l'analisi della situazione nell'Aquila, e l'ultima volta che sono venuto è stata per consegnare il rapporto nel 2012. In quel periodo ho lasciato una città dove si vedeva la sofferenza, che è una città che ricordavo grigia, una città che ricordavo triste, una città che ancora soffriva, che aveva la capacità, aveva soppassato il terremoto. Oggi invece, malgrado la temperatura che è bassa, solo vedere i GRU, dopo vedere la gente nella città che camminava nel centro, che ha aperto tutto questo dinamismo, mi ha detto questo vale la pena, questa è una cosa che valuta la pena e che ci serve per l'esempio, non solo che se c'è speranza e c'è capacità si possono cambiare le cose, ma anche può servire come esempio per tutti gli altri, per tutto il resto del mondo, di come si può fare una trasformazione. Una trasformazione che ha preso tantissimo tempo, però che si sta facendo bene dopo una tragedia come è stato il sisma del 2009. Quello che voglio parlare oggi è una questione che è molto legata all'Aquila, è a livello europeo, però che è il cambiamento istituzionale e come questo può favorire lo sviluppo economico, la crescita economica, in questo caso, nel caso a livello regionale, nel caso europeo. Questo è un tema che mi interessa molto e che deve interessare perché l'Unione Europea e l'Italia, l'Aquila, è da molto tempo che spende moltissimi soldi per cercare di trovare una soluzione al problema di sviluppo, far crescere le regioni, evitare il divario territoriale, il divario regionale. Però i risultati sono un po' a mischio. Ci sono alcuni casi di regioni che, malgrado il caso dell'Irlanda, dove ci sono tutte queste case che ci ha detto John Ahern, che sono abbandonate, è un esempio di trasformazione. Un paese di 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, che 25 anni fa era il quarto o il terzo per la coda nell'Unione Europea, adesso è il terzo più ricco. Invece in altri casi, parliamo del Mezzogiorno, dove siamo, 50-60 anni di interventi, quasi 70 dopo il fine degli anni 50, e il divario fra il nord e il sud dell'Italia è ancora quello che si vedeva in termini relativi negli anni 50. Allora ci possiamo chiedere perché, come ha funzionato. E quando facciamo politica di sviluppo, la facciamo legata molto alla teoria. C'è prima un intervento, che è l'intervento dominante, legato alla teoria neoclassica, sul capitale fisico, cioè in generale su infrastrutture e trasporto. E se prendiamo il caso dell'Unione Europea, uno dei su 2 euro che si spende in Europa si fa soprattutto in infrastrutture, e fra le infrastrutture di trasporto, autostrade, treni, aeroporti, porti, eccetera. Secondo asso principale è il capitale umano, la formazione, l'educazione, che sono diventate importanti, si vedono importanti, però che malgrado questo, e sono legate alle teorie, ancora non arrivano al 20% di tutte le spese a livello europeo. Si spende molto di più in infrastruttura che si spende di più in formazione. La questione dell'innovazione, del tessuto produttivo, è una questione importante. Come si fa a diventare le ditte locali
ditte molto più produttive, molto più innovative, molto più competitive in un mondo che è diventato più collegato che ce n'era prima, e su questo stiamo spendendo intorno al 15-18% dei fondi europei. E c'è una cosa che non sappiamo, che è il fattore residuale. Quando mettiamo tutto questo, all'inizio si cerca di spiegare quali sono i fattori che sono i fattori dominanti. E in teoria, nel passato, legando alla teoria neoclassica o alla teoria di crescita endogena, si metteva il capitale umano, il capitale fisico e l'innovazione, e si spiegava più o meno tutta la capacità di crescere, di svilupparsi di un territorio. Oggi, comunque, questo non accade. Veramente quello che è accaduto e che abbiamo visto è che le politiche regionali a livello europeo hanno avuto un impatto in generale positivo, un impatto che sta crescendo, però che è un impatto minore di quello che si aspettava. E perché? Perché le teorie su quelle si basano le politiche spiegano di meno quello che sta crescendo, e prima questo che si chiama il fattore residuale, quello che non sappiamo e non mettiamo nei modelli e non mettiamo neanche negli assi di interventi. Posso mettere un esempio. C'è un declino importante nei ritorni dell'investimento in infrastruttura fisica, in infrastruttura dei trasporti. La teoria ci dice se una zona è meno sviluppata bisogna far crescere l'infrastruttura. Quando c'è una crisi è la reazione di ogni politico. Dobbiamo fare? Dobbiamo creare più infrastruttura. È quello che ha detto Trump quando è diventato presidente: dobbiamo rinnovare tutto il sistema infrastrutturale negli Stati Uniti. Quello che aveva già detto Obama, non è una questione di uno o l'altro. Quando ha cominciato la crisi nel 2008-2009, quando lui è diventato presidente, dobbiamo fare più infrastrutture. Invece, nell'Unione Europea è quello che abbiamo fatto. Come avevo detto, uno su due dei soldi, degli euro che sono stati spesi, è in infrastrutture di trasporto. E lo abbiamo fatto molto bene. Così bene che i paesi che erano sotto la media, che avevano bisogno di infrastruttura, oggi sono sopra la media. Ma abbiamo oltrepassato quello che si doveva fare. Prendiamo un esempio: il Portogallo oggi è il paese con l'infrastruttura di trasporto più sviluppata al mondo. Non dico nell'Unione Europea, non dico, è al mondo. E il divario è enorme. Un paese che aveva una dotazione di infrastruttura legata al PIL nel 1989, che era il 50% di quello dei paesi più avanzati dell'Unione Europea, quello che si chiamano Unione Europea 15, cioè i paesi del 15 primi paesi dell'Unione Europea, oggi ha non il 10% in più, non il 20% in più, il 300% in più. Questo non è scherzo, fra Lisbona e Porto, per 150 km, non tutto il tratto, ma 100, ci sono 3 autostrade in parallelo. 3. E queste 3 autostrade in parallelo non hanno traffico. Perché non hanno traffico? Perché adesso il Portogallo non può pagare il mantenimento di queste autostrade, ha messo il pedaggio, e allora gli autisti hanno deciso di tornare sulla strada nazionale che c'era prima dall'89, e questo mette 3 autostrade di qualità eccezionale abbandonate, tutto il traffico in un'altra zona e una crescita degli incidenti stradali che erano caduti per 25 anni. Questo magari può avere, se fosse un progetto di chimica o di fisica, il premio Asimov che dà il Gran Sasso Science Institute. Ma vabbè, io sono alla fine, sono spagnolo, è semplice di prendere un po' i portoghesi e dire vabbè, questo è colpa dei portoghesi che non sanno fare le cose bene. Però vabbè, io sono spagnolo e ci sono milioni, non milioni, ma tantissimi esempi nel caso spagnolo. Prendiamo qualche esempio. Spagna è il paese che è il secondo dietro il Portogallo che ha la migliore infrastruttura di trasporto al mondo. C'è un divario enorme. Prima il Portogallo, dopo la Spagna, il terzo è a metà di quello che abbiamo in Portogallo e in Spagna. Qui ci sono qualche esempio. Spagna in treni di alta velocità è il primo paese al mondo, non in estensione totale che è la Cina, ma in qualsiasi altre misure ponderate.
Perché? Perché abbiamo fatto molte autostrade e ad un certo punto non si potevano fare più autostrade. Tutta la Spagna è collegata per autostrade. E allora quella cosa abbiamo deciso, il governo ha deciso, dobbiamo diventare i primi in treni di alta velocità. Ma finiamo comunque con questo. Questa è la stazione dei treni di alta velocità di la Expo di Siviglia, fatta nel 1992. Questa stazione ha visto un treno di alta velocità, uno, che è stato nei primi mesi, a marzo del 1992, quando il re e la regina della Spagna sono arrivati ad aprire la Expo. Dopo questo, niente. E io, una volta che sono andato a Siviglia, avevo un po' di tempo, ho deciso, prendo il treno a questa stazione per vedere cosa accade. C'era un treno all'ora, c'erano tre passeggeri, io sono stato l'unico ad arrivare a questa stazione. Dopo aspettare 45 minuti. Un altro caso, questo non è scherzo, è il Jueves, il giovedì, che è un giornale satirico simile alle Canarie in Francia o Pravità in Inghilterra, che parla sorpreso il treno di alta velocità fra Toledo, 70.000 abitanti, Cuenca, 35.000 abitanti, e Albacete, 130.000 abitanti, tre città al sud di Madrid. E perché è stato sorpreso questo treno un anno dopo che ha cominciato, perché c'erano due treni al giorno e la media di passeggeri non per treno, per giorno, erano 9. E questo è il giorno che è stato sorpreso. Io ero a Londra, però ho visto la TV spagnola, mi sono collegato e c'era l'intervista alla gente che era nel treno, che erano questi quattro che erano nel treno, e dicevano: questo è terribile perché questo è un servizio pubblico. Ma io mi dicevo: ma se prendiamo, finanziamo tutti gli spagnoli, tutti gli europei, un elicottero gratis per tutti questi, ci costa la metà, neanche la metà, un terzo di quello che costa il treno per ogni cittadino che decide di andare di Toledo a Cuenca, per esempio. Un altro caso è le autostrade radiali di Madrid. Io lavoro in una città, Londra, che è il doppio di popolazione di Madrid e ha un raccordo anulare, uno, la M25. Madrid, che è la metà della città di Londra in popolazione, però in estensione è molto più piccola, non ha uno, un raccordo anulare, ha uno, due, tre, il terzo è quasi finito, e in questa zona del sud-ovest ha due mezzi raccordi anulari. In certe aree industriali di Madrid ci sono cinque, che hanno traffico, perché la città è grande, stiamo parlando di una città di 6 milioni, un po' più di 6 milioni di abitanti, però non sono neanche bloccati in periodi, tranne uno in certi periodi del giorno, il resto non c'è una congestione terribile. E dopo ci sono autostrade che vanno un po' ovunque in tutta Spagna. Siccome queste autostrade hanno congestione il venerdì, quando i madrileni decidono di andare alla montagna o alla spiaggia, hanno deciso di fare autostrade a pedaggio parallele. Queste autostrade a pedaggio parallele non portano nessuno. Allora, sono state costruite dallo Stato, sono passate al servizio privato per l'esplotazione. Queste imprese sono tutte fallite e questa settimana, la settimana scorsa, il governo spagnolo ha dovuto prendere tutte queste autostrade a incarico, perché non si può andare più. Un altro caso, l'aeroporto di Castellón in Spagna, un paese grande in estensione, con una popolazione di 46 milioni di abitanti, molto di meno dall'Italia, abbiamo 53 cosiddetti aeroporti internazionali, 5 dei quali non hanno visto mai un aereo, non neanche un aereo internazionale, un aereo, e altri hanno un'occupazione di intorno a 18-20 passeggeri alla settimana. Ci sono alcune grandi, certo, Madrid, Barcellona, Mallorca, quelle delle isole Canarie, Malaga, Alicante, ma il resto veramente a poco traffico. Però alcuni, tranne Castellón, che ho cominciato a vedere, sono vuoti da quando hanno iniziato. E questo è il mio favorito, che è l'aeroporto di Ciudad Real, 150 km al sud di Madrid, che ha costato 1 miliardo, questo è del Financial Times del 2015, luglio dell'anno scorso. Un aeroporto che ha costato 1 miliardo di euro,
che è stato messo, perché non aveva più, non aveva traffico, messo in asta l'anno scorso per vedere se si poteva recuperare un po' di questi soldi, e quello che ha cercato di fare, il, non so come si dice in italiano, il bid più alto, è stato un cittadino cinese che ha fatto un bid di 10.000 euro. Peccato che non sapevo che questo aeroporto era in asta, perché sebbene col mio stipendio di professore di università io potrei aver partecipato e pagare di più. Vabbè, non è stato venduto per 10.000 euro, l'asta si è rifatta quest'anno, è stato venduto per 40 milioni di euro, cioè una perdita di 960 milioni di euro. E perché si permette questo? Si permette non perché non siamo efficaci o si prendono delle decisioni che sono sbagliate, ma perché c'è un problema istituzionale. Spagna nel 1989 aveva 5 imprese di costruzione fra le 50 prime al mondo, cioè una proporzione molto simile al peso economico della Spagna. Nel 2009, l'anno 2008-2009, quando comincia la crisi, Spagna aveva 5 fra i primi 15, 4 fra i primi 10. Vuol dire che Spagna era la prima potenza mondiale in imprese e costruzione edilizie, che avevano vissuto di questa bolla. Erano diventate forti e molto efficaci, abbiamo dei bravi ingegneri, ma anche che avevano una collusione col potere molto importante. Molti ministri, di destra, di sinistra, tutto è un problema di società, non di orientamento politico, erano diventati consiglieri di queste grandi imprese e dopo tornavano in politica e avevano questo che si chiamano porte giratorie, che anche il governo, il movimento populista in Spagna ha fatto tanto di questo. Allora, quello che vuol dire che ad un certo punto noi per queste cose facciamo gli interventi tradizionali e possiamo spiegare di meno sulla crescita. Se parliamo del caso italiano e prendiamo la crescita a livello regionale dai primi anni 90 e mettiamo infrastrutture, investimento in infrastrutture, investimento in capitale umano e investimento in innovazione, non possiamo spiegare niente sulla crescita territoriale in Italia. Quello che si poteva fare in maniera relativamente facile negli anni 60 e negli anni 70. Perché? Perché quello che è creduto, che è cresciuto, è il fattore residuale, che vuol dire la qualità istituzionale, che è una cosa che abbiamo trascurata, ma che ha un impatto molto molto forte sulla capacità di influire sulla crescita regionale. C'è molta più ricerca, ci siamo resi conto che questo importa. La ricerca è una ricerca teorica. Adesso c'è molta più ricerca a livello nazionale, ci sono economisti di prima linea come Dani Rodri, come Darren Acemoglu, che stanno lavorando sulla questione istituzionale dai primi anni 2000, però a livello regionale e sotto nazionale c'era molto meno. Perché? Perché mancavano i dati. Meno male che negli ultimi anni ci sono stati un sforzo molto forte per cercare di misurare la qualità istituzionale a livello sottonazionale. E questo è stato fatto alla spinta della Commissione europea dal gruppo di ricercatori del Centro di Qualità di Governo, dell'Istituto di Qualità di Governo dell'Università di Gotemburgo, con Nicolas Charron come capo direttore del gruppo. E questo ha permesso di fare un sacco di nuove ricerche sull'impatto della qualità di governo sulla crescita economica, sullo sviluppo economico. Ci sono molti che hanno cercato di vedere l'impatto sulla competitività, sulle politiche di coesione, sull'innovazione, sull'emigrazione, sulla qualità dell'ambiente, e che hanno trovato risultati come questo, che ad un certo punto si vede, questa è la relazione, la qualità di qualità di governo, l'indice combinato, sull'impatto nella variazione di brevetti a livello locale. Quando c'è scarsa qualità di governo, se mettiamo più soldi in ricerca e sviluppo non cresce, perché non è il livello troppo basso. Quando c'è, e questo 0 è il minimo, 1 è il massimo,
quando c'è più di 0,8 la qualità di governo non conta più neanche, perché avere un'alta qualità di governo, un governo di buona qualità o un governo eccezionale non cambia molto all'ora di creare capacità di innovare. Il problema è soprattutto dove si trovano la maggioranza delle regioni meno sviluppate dell'Unione Europea, che sono queste in rosso, quelle in grigio sono quelle più sviluppate, che sono fra 0,3 e 0,8, dove il fattore fondamentale dell'impatto di qualsiasi investimento addizionale in ricerca e sviluppo sulla crescita dell'innovazione è soprattutto la miglioranza della qualità del governo. Un fattore istituzionale che è stato trascurato, ma che è fondamentale nell'innovazione. E allora quello che cerco di fare, ho cercato di fare in questi tipi di analisi, è di spiegare quello che non ci sono nei primi risultati. Perché i primi risultati avevano, e questo è, io sono uno stato di quelli che è stato più attivo su questo tipo di analisi, per dire no, abbiamo fatto degli errori. Il primo è che abbiamo sempre considerato le condizioni istituzionali come statiche, cioè dire sono una barriera per la crescita. È il tipo di risultato che ha fatto Putnam per l'Italia nel 1993. Dire, vabbè, il mezzogiorno non può crescere perché è un problema istituzionale, allora non c'è niente da fare. È una barriera, non possiamo far niente. Ma è questo vero? O abbiamo trascurato la dimensione dinamica? Il cambio istituzionale è stato, come dico, trascurato, e dopo la maggioranza delle analisi si sono finiti all'inizio della crisi nel 2008-2009 e basta, e non ho cercato di vedere l'impatto della crisi. Allora le domande sono state: qual è il ruolo del cambiamento istituzionale sulla crescita in Europa? Qual è l'effetto relativo della qualità di governo, della qualità istituzionale relativo a delle altre politiche tradizionali, cioè infrastruttura, innovazione e capitale umano, e se il cambiamento istituzionale ha un impatto sulle regioni, soprattutto le regioni meno sviluppate, quelle periferiche, nella stessa maniera che sulle regioni centrali. Vabbè. Saltiamo un po' questo, perché questo per mostrare come si misura la qualità del governo. Questo che è quello che fa l'Istituto di Qualità del Governo di Gotemburgo, che ha fatto due surveys, due analisi nel 2009 e nel 2013, adesso ne fanno un altro nel 2017, sulla qualità del governo, che è soggettiva, è basata su, nel caso del 2009, 33.000 interviste, e nel caso del 2013 più di 80.000 interviste, e i risultati sono molto simili. All'inizio e nella metà della crisi non cambiano niente. Quello che si vede è molto intuitivo e non è una divisione nord-sud, est-ovest. Da un punto di vista c'è le zone del mondo o le zone d'Europa dove hanno la qualità di governo più alta. Ci sono i paesi nordici, Danimarca, Svezia, Finlandia, non c'è la Norvegia, ma io lavoro molto sulla Norvegia, essendo spagnolo, quando lavoro su istituzioni, sempre facciamo questi questionari e la domanda è qual è la sua fiducia nel sistema giuridico, nel sistema, nella pubblica amministrazione, nella polizia. Io, essendo spagnolo, mi aspettavo, vabbè, questo sarà migliore della Spagna, sarà il 50-60%. No. Risposte? La sua fiducia nella pubblica amministrazione 98%, la sua fiducia nel sistema giuridico 97%, la sua fiducia nella polizia 98%, non c'è variazione e le cose funzionano. Allora si vede che queste sono le zone con una qualità di governo molto più alta, che si vede anche in certi paesi nell'Olanda, nella parte nord del Belgio, nel Fiandre, in parte dell'Austria, e anche a questo livello si trova il Trentino e l'Alto Adige qui in Italia. Il gruppo opposto non è al sud né all'est, è al sud-ovest e comprende paesi che sono vecchi paesi dell'est, la Romania, la Bulgaria e la Croazia, e paesi che sono stati membri dell'Unione Europea, nel caso dell'Italia, dal 1958. Il sud dell'Italia,
con Campania a livello più alto, anche se Calabria e Sicilia appaiono nel quello del 2009 a un livello simile a quello di Campania, e la Grecia. E la questione, ogni tanto mi domandano perché c'è questa differenza fra la Grecia e il Portogallo, dove la qualità di governo è molto più alta. Nel Portogallo si dice, come in Spagna, faremo in 4 anni, il mio governo deciderà di fare un aeroporto nella nostra città. E 4 anni dopo c'è un aeroporto. Essendo spagnoli, un aeroporto, non qualsiasi aeroporto fatto con un hangar preso velocemente, un aeroporto pieno di marmo, con un'auto, una pista d'atterraggio di prima qualità. Se l'aeroporto non ha nessun traffico, non fa senso dal punto di vista né economico né sociale, vabbè, però l'aeroporto c'è. In Grecia, diciamo, in 4 anni faremo un'autostrada, e in 4 anni dopo non c'è né autostrada né ci sono soldi. I portoghesi in questo periodo hanno fatto 3 autostrade in parallelo fra Porto e Lisbona. I greci, una distanza simile, che hanno ricevuto gli stessi soldi per pro capite dei portoghesi, in totale un po' di più, in questo stesso periodo non sono riusciti a finire un'unica autostrada fra Atene e Tessaloniki. Cioè, questa è la differenza. I due altri gruppi sono, da un punto di vista, questo gruppo dei paesi dell'est, che è sotto la media, dalla Ungheria fino all'Estonia, e l'Estonia è quel paese che ha avuto il cambiamento più veloce nella qualità di governo, che sono chiaramente sotto la media, ma che sono a livello superiore a quello dei paesi del sud-est, e dove si trova anche la maggioranza del resto dell'Italia. E dopo il resto dell'Europa, Europa centrale, dalla Germania fino al Portogallo, che sono sia un po' al di sopra della media, un po' al di sotto della media, dove la qualità del governo è un po' migliore a quelle di questa zona dell'est dell'Europa. E dopo vorrei mostrare che ci sono anche due tipi di regioni, che sono nelle regioni periferiche, quelle che l'Unione Europea ha chiamato regioni di basso reddito, che hanno cresciuto molto negli ultimi anni, però che hanno ancora un reddito molto basso, che sono i paesi dell'est, a confronto delle regioni che sono di bassa crescita, che sono regioni di reddito più alto, ma che hanno cresciuto molto di meno. E cercherò di spiegare fino a che punto la qualità istituzionale e il cambiamento istituzionale ha avuto un impatto sull'andamento economico di queste regioni. Vabbè, questo è il modello. Quando ho cominciato a pensare al gruppo, all'audienza, ho pensato magari non devo mettere un'equazione. Però, siccome Simone ci ha parlato di neutrini, di raggi cosmici, Julka ci ha parlato di reti complesse, algoritmi gridi e tutto, e Alessandro ci ha parlato di localizzazioni di scale, di resistenza viscosa, di questi temi, penso che questo sia molto semplice a quest'ora della giornata. È semplice. La regressione, l'ho cambiato the word a Mac, è cambiato un po', si è persa, però è cercare di spiegare la crescita economica, che è un fattore della ricchezza della regione, quanto si è investito in infrastruttura fisica, quanto ha migliorata l'accessibilità, come la situazione di capitale umano e di innovazione, quello che ci interessa, il livello iniziale, la crescita, il cambiamento della qualità istituzionale, e dopo certi fattori di controllo a livello territoriale. Cosa accade? Quando prendiamo tutta la questione dell'Unione Europea, e questo per mostrare che ci sono molte analisi dietro di questo, ma cosa si può estrarre di questo? Prima era l'idea fino a che punto la qualità istituzionale, la mancanza di qualità di governo, una bassa qualità di governo, è una barriera per la crescita, e se il cambiamento è un fattore importante. E il risultato più importante è qua. Cioè, il livello, quando si prende tutta l'Europa, tutte le regioni dell'Europa, la bassa qualità di governo non è una barriera. Non si può dire noi siamo il mezzogiorno, non c'è niente da fare. Il problema è soprattutto è il cambiamento istituzionale un impatto positivo. Allora il problema è soprattutto non partire di un livello basso,
è di non essere capace di cambiare quel livello, di migliorare quello. Se uno è, diciamo, la Grecia e parte di un livello molto basso e la situazione non cambia, non c'è capacità di crescere. Se uno è la Stonia che parte di un livello ancora più basso, ma dove il cambiamento di qualità istituzionale, di qualità di governo è molto più alto, allora si cresce e si cresce molto. E questo si vede quando si mette non solo l'indice complessivo, ma tutti gli indici fondamentali che sono il cambiamento, il miglioramento della corruzione, il miglioramento dell'effettività del governo e il miglioramento della contabilità e della trasparenza nel governo. E quello importante perché oggi ci hanno presentato questo Open Data Ricostruzione che ci può dire che questa è una misura importantissima per migliorare la capacità di favorire la crescita e lo sviluppo economico, perché per un certo favorisce la contabilità e la trasparenza, dopo può facilitare l'efficacia del governo e ulteriormente può aiutare a ridurre la corruzione, che è quello che è apparso oggi come primo risultato nei giornali che hanno fatto l'analisi. Quello che ci manca è di vedere che veramente questo è uno strumento che ci permette di evitare e ridurre questi problemi, che sono problemi che bloccano la capacità istituzionale, la capacità di innovazione a livello istituzionale. Cosa accade quando guardiamo da solo e focalizziamo sulle regioni meno sviluppate, quelle che hanno ricevuto più soldi dell'Unione Europea? Quello che è interessante di vedere è che i fattori istituzionali perdono importanza. Cioè allora può dirsi, questo è perché o il fattore istituzionale è uno che è importante per le regioni sviluppate, non per le regioni non sviluppate. Però il problema è che, come abbiamo visto prima, è che le regioni meno sviluppate sono regioni molto molto diverse. Allora bisogna fare questa distinzione fra regione di basso reddito e regione di basso livello di crescita. Cominciamo per le regioni di basso livello di crescita, che sono queste in blu, nel sud dell'Europa, e che sono quelle che ci interessano perché siamo qui, in Abruzzo, in una regione che, sebbene non è... Ah, l'Abruzzo è anche qua. Pensavo che era fuori, però è tornata. Che quello è anche un mal segno, perché l'Abruzzo era uscito dalle regioni meno sviluppate nell'anno 1997. Se prendiamo le regioni tipo l'Abruzzo, che cosa accade? In questa regione si è speso molto in infrastruttura, migliore accessibilità e migliore cambiamento nell'accessibilità non hanno contribuito a crescere, a far crescere questa regione. Quello che ha contribuito è il livello di capitale umano, la capacità di innovazione, tipo quello che si sta facendo qui nell'Aquila, e soprattutto il cambiamento istituzionale. Un livello iniziale di qualità istituzionale, di qualità di governo basso è una barriera per la crescita, ma se si migliora si può crescere. Allora quello che si può dire è che in queste regioni le politiche tradizionali di sviluppo basate sulle infrastrutture e ad un certo livello sul cambiamento di qualità di capitale umano e di innovazione sono più o meno esaurite e funzionano da solo se si migliora la qualità istituzionale. Nelle regioni di basso reddito, quelle dell'est, quello che accade è il contrario. Una bassa accessibilità limita la crescita. Se si migliora l'accessibilità si cresce molto di più, la qualità istituzionale iniziale, se bassa, è un limite per lo sviluppo, invece il miglioramento istituzionale non favorisce la crescita. Quello che accade con il capitale umano e innovazione. Allora, cosa vuol dire questo? Che in questi paesi, in queste regioni, dei paesi dell'est, ancora si può continuare a fare le politiche tradizionali perché sono molto sotto la soglia dove si trovano le regioni del sud, dove l'unica capacità di miglioramento è tramite il miglioramento istituzionale. Quali sono le conclusioni di questo? Prima,
che la qualità istituzionale, soprattutto la qualità di governo, che è la proxy che misuriamo, è importante. E la qualità del governo è un fattore fondamentale per determinare la qualità, la performance e l'andamento economico delle regioni europee. E allora una cosa che si deve mettere come politica pubblica, che questa che si è fatta dopo la riforma dei fondi strutturali europei nel 2014 a seguito del rapporto Parca. Ma quello che è importante è non solo che le istituzioni sono importanti, ma che soprattutto il cambiamento istituzionale è il fattore fondamentale. I cambiamenti nella qualità del governo importano di più dal livello di qualità del governo. Come dicevo prima, se uno è come l'Estonia e riesce a migliorare la sua qualità istituzionale, la politica funziona. Se non si riesce a migliorare questa qualità istituzionale, questa qualità di governo, se non si fanno queste iniziative come l'open data ricostruzione, allora siamo in un buco dove c'è una società civile debole e dove c'è più corruzione, governi meno efficaci e meno trasparenza e contabilità. Perciò è quello che si può dire, che una condizione qualità di governo iniziale di basso livello non è necessariamente una barriera fondamentale per la crescita. Perciò si devono fare queste politiche. Le politiche tradizionali di facciamo più o meno lo stesso ovunque, più infrastrutture, con un po' di capitale umano, un po' di innovazione, non sono la soluzione. Bisogna adattare le politiche pubbliche con approcci diversi alla realtà sociale, economica e istituzionale di ogni regione. Quello vuol dire che per le regioni di basso livello di crescita, una politica basica per la crescita deve essere una politica che sia una politica mirata sulle condizioni istituzionali, fare più o meno quello che si è fatto prima, sia in Spagna, in Portogallo, in Grecia, nel sud Italia, non serve quasi a niente. E può essere uno spreco di soldi. Invece, nelle regioni di basso reddito, si può continuare a fare così. La Polonia ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di migliorare il capitale umano, ha bisogno di innovazione. Però bisogna fare attenzione che queste cose cambiano velocemente e si può diventare come la droga, diciamo la droga spagnola, la droga portoghese. Io vado in Polonia almeno 2 volte all'anno, a molte volte per la Commissione Europea. E perché mi mandano per fare questi discorsi, non questo esattamente, altri che ho prima su infrastrutture, perché vado a Bialystok, nella regione di Podlaskie, che è una regione nella frontiera con la Bielorussia, e il sindaco di Bialystok mi dice: quello che vogliamo fare è un aeroporto. Bialystok è a 150.000 abitanti, 150 km da Varsavia, con un'autostrada che sta per finire, è quasi finita, dove per arrivare all'aeroporto di Varsavia ci metterà 1 ora e 20 minuti massimo. E allora la questione è: perché volete un aeroporto qui, quando ci sono molti altri problemi? E non solo quelli, c'è Gdansk e Gdynia che vogliono fare 2 aeroporti a 25 km di distanza l'uno dell'altro, perché sono 2 città in concorrenza. È come se Lucca e Livorno volevano fare, o Pisa e Livorno volevano fare 2 aeroporti in concorrenza. E questa è la situazione, che i problemi di qualità di governo ci sono là, c'è ancora una mancanza di dotazione basica in infrastruttura, capitale umano e innovazione, però bisogna fare attenzione che queste cose possono cambiare velocemente e la soglia, quella che è accaduta in Spagna e in Portogallo, può arrivarsi molto veloce. Allora come si può andare oltre, all'altro livello? Non sarà facile. E non sarà facile perché bisogna fare delle politiche molto mirate al territorio, molto adattate alle condizioni del territorio, con una situazione per cercare di evitare che ci sia questo che si chiama l'elite capture, la catturazione degli elite, del reddito di queste politiche.
evitare quello che si era fatto prima. In Spagna si sono fatte un sacco di autostrade dove i vincitori sono stati i ricchi delle grandi imprese edilizie, il resto, vabbè, a me mi serve quando vado in vacanza in Spagna per fare andare più veloce a un posto sperduto, ne vado una volta l'anno e dopo l'impatto è quasi più o meno zero, è negativo perché adesso neanche la Spagna ha il capitale per mantenere queste autostrade ovunque, soprattutto quando ci sono autostrade che collegano per 50 km una popolazione di 20.000 con una popolazione di 10.000 abitanti. Ci sono una necessità di combinare gli investimenti tradizionali con una focalizzazione molto più importante sui fattori istituzionali e il mischio di politica, la combinazione di politica, la strategia deve variare necessariamente di una regione all'altra. Questo magari è quello che si sta cercando di arrivare con questo Smart Specialization che ha fatto l'Unione Europea, con tutti i problemi che ha generato, però che è una strategia sicuramente necessaria. E perciò bisogna fare un cambiamento che non solo è legato al territorio, ma anche verticale. Una più grande collaborazione fra Bruxelles, l'Unione Europea, con i governi nazionali, governi regionali, governi locali, è necessaria per essere sicuri che qualsiasi intervento che si è fatto o si fa e si farà sullo sviluppo regionale può avere dei risultati molto migliori di quello che abbiamo visto negli ultimi 25 anni. Grazie.